Premiazione in video chat per le classi vincitrici del concorso sulle vie della parità nelle Marche, dedicato a figure femminili da proporre nella toponomastica. Roberta Balzotti. Sono donne che hanno contribuito allo sviluppo del territorio, le protagoniste dei lavori che per mesi hanno impegnato alunni, alunne, studenti, insegnanti delle scuole marchigiane per il concorso sulle vie della parità nelle Marche. Figure femminili di ieri e di oggi da proporre per nuove intitolazioni di strade e piazze, perché è ancora troppo largo il gap di genere nella toponomastica. La terza C, Grafica e Comunicazione, dell'Istituto Polo III di Fano, racconta della fanese Luisa Palazzi Gisberti, che negli anni 20 donò il suo palazzo alla città per dare la possibilità di istruzione alle bambine sordomute. Adele Bei, carcerata ed esiliata durante il fascismo, capitana della Resistenza, costituente e impegnata per i diritti delle donne, è la figura sulla quale hanno lavorato le classi 5BP e 4AP del Luigi Donati di Fossombrone. La terza A della scuola Temistocle Calzecchi Onesti di Monte Rubiano si è dedicata all'ostetrica Wanda Chalet. Non una singola figura di donna, ma le donne del mare. Sono al centro dell'elaborato della prima E e della quarta D del liceo Scienze Applicate del Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio. Su una donna dei nostri tempi, Asmaida Shan, giornalista e scrittrice, è il lavoro della terza A Scienze Umane del liceo Stella Maris di Civitanova Marche. E poi ci sono le bambine e i bambini della primaria Cesare Battisti di Carassai, che con i loro disegni e le loro voci ci conducono a scuola di parità. La premiazione si è svolta virtualmente in video chat e multipla, come impongono i tempi. I 6 elaborati sono stati premiati con opere di artiste marchigiane. Il concorso sulle vie della parità nelle Marche, che parte da quello nazionale sulle vie della parità promosso da Toponomastica Femminile, è indetto dall'Osservatorio di Genere con il patrocinio della Commissione per le Pari Opportunità della Regione e del Consiglio delle Donne del Comune di Macerata, in collaborazione con il Sistema Museale dell'Università di Camerino e CGL CISL UIL regionali.